Gentili ospiti e gentili relatori, benvenuti ai lavori della seconda giornata di lavoro e grazie per la vostra partecipazione. Un ringraziamento particolare ai relatori che si sono resi disponibili ad offrire il loro contributo di conoscenza per approfondire il delicato e complesso tema della sicurezza. Sono certo che, così come è avvenuto nel precedente seminario del 9 giugno, anche oggi, insieme alle informazioni che forniranno, i relatori ci metteranno a disposizione le loro considerazioni e osservazioni e soprattutto i loro suggerimenti e proposte per intervenire sulla sicurezza e prevenzione nello sforzo comune di limitare al minimo gli incidenti sul lavoro, avendo come obiettivo quello di azzerarli totalmente. Lunedì scorso, nello svolgimento del primo seminario, abbiamo verificato che con un'azione scientificamente studiata e con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, medico, azienda, lavoratori e organizzazioni sindacali, è possibile raggiungere obiettivi inimmaginabili. Infatti, l'esperimento condotto all'interno di un'industria manufatturiera dell'applicazione del Total Productive Maintenance, TPM, illustrato dal dottor Michele Meloni, basato sulla formazione ed il coinvolgimento dei lavoratori, ha fornito un esito insperato, ossia quello di ridurre progressivamente gli incidenti sul lavoro sino ad azzerarli nell'ultima fase di applicazione. È facile immaginare la soddisfazione dei protagonisti di questo risultato, primi fra tutti i lavoratori e gli addetti alla sicurezza. Ma ancor più clamoroso è il fatto che questi risultati, man mano che venivano accertati, provocavano effetti benefici sui lavoratori, sia a livello fisico che psicologico. E di conseguenza il benessere dei lavoratori ha generato più entusiasmo e partecipazione alla vita dell'azienda, minore assenteismo e maggiore produttività. Ci troviamo di fronte alla dimostrazione pratica che l'intervento per la sicurezza non rappresenta un costo, ma un investimento che produce risultati certi. Da questo punto di vista sarà opportuno assumere un approccio diverso da parte di lavoratori e imprese. Abbiamo poi potuto conoscere i dati ufficiali, nudi e crudi, degli incidenti sul lavoro. Ce li ha forniti il dottor Michele Pintus, vice direttore dell'INAIL. Abbiamo verificato l'andamento statistico degli infortuni degli ultimi anni, fino ai primi mesi del 2008, in valore assoluto e rispetto al numero dei dipendenti. La gravità crescente degli infortuni a fronte della diminuzione del numero e suddivisi per genere e così via, una serie di dati. Abbiamo potuto conoscere un dato poco noto che ci ha anche sorpreso nella dimensione, ossia che la maggior parte degli infortuni mortali avviene in itinere, nel tratto che si percorre per raggiungere il posto di lavoro. L'INAIL assicura che questo dato rappresenta una peculiarità della Sardegna. Non conosciamo ancora le cause di questo fenomeno, ma sarà certamente utile indagare sui motivi che lo determina: stanchezza, fretta, strade pericolose, mezzi insicuri o altro. Ed è necessario al fine di tentare di intervenire in maniera mirata, visti i pesanti costi umani ed economici. Abbiamo avuto conferme sul fatto che la maggior parte degli incidenti avviene nelle ore notturne. Insomma, possediamo adesso dati sufficienti da analizzare a fondo, per trarre numerose considerazioni e per prendere contromisure adeguate. Nel mese di luglio conosceremo i dati aggiornati che saranno illustrati e sarà un appuntamento sicuramente da non perdere, anche se si può immaginare che non si discosteranno di molto dagli attuali. Al dottor Pintus dobbiamo esprimere un particolare riconoscimento, in quanto non si è limitato a presentare dati statistici, ma ha anche avanzato delle proposte concrete. Ha suggerito di fare molta formazione e informazione nei luoghi di lavoro, ma anche nelle scuole, per far maturare una cultura della sicurezza sin dai primi anni. Far fare dove e come si possono verificare gli incidenti,
far fare esperienze dirette nei luoghi di lavoro e preparare i lavoratori spiegando loro quali, dove e come si possono verificare gli incidenti. Ha proposto di fare interventi specifici nelle piccole e piccolissime imprese con risorse finalizzate a finanziare la sicurezza, visto che non sono in grado di farlo da sole. Ma è stato anche severo perché ha rimarcato che occorre fare più vigilanza continua e coordinata fra tutti i soggetti responsabili e che se le aziende non si comportano correttamente nel pieno rispetto delle norme della sicurezza occorre metterle fuori mercato. Evidentemente si tratta di suggerimenti forti, certamente giustificati dalle conseguenze pesantissime a livello umano ma anche economico che può avere il mancato rispetto delle norme per la sicurezza. A conclusione delle due giornate valuteremo questi suggerimenti, ma già da oggi ne ricaviamo un'indicazione di severità necessaria che occorre mantenere. Ci ha invece preoccupato l'intervento del professor Pierluigi Cocco, che ha reso noti i dati relativi ai tassi degli infortuni, ossia il rapporto fra infortuni e addetti. E se è confortante la diminuzione registrata, è preoccupante l'aumento del 50% degli incidenti mortali. Ci ha anche parlato della preoccupazione della possibile scomparsa di medicina del lavoro. Per la verità, il professore evidenziava il fatto che il piano regionale sanitario dedicasse poco spazio alla sicurezza. Ma abbiamo sentito poi il dottor Masia, che nel suo intervento ha elencato una lunga serie di attività che l'assessorato sta svolgendo con grande impegno attraverso lo Spresal. Ci ha parlato della buona formazione e che questa si può migliorare. Ci ha parlato dei piani di prevenzione in edilizia, in agricoltura, per le piccole e piccolissime imprese che hanno problemi particolari e specifici. È in preparazione quello portuale e marittimo. Comunque, oggi sarà presente la professoressa Nerina Di Nindin, l'assessore regionale della sanità, la quale potrà fornire certamente ulteriori elementi in merito alla politica che la Regione intende perseguire in materia di sicurezza. Il CREL, nell'introduzione dei lavori del primo seminario, ha auspicato una vera e propria strategia a carattere regionale, con una politica innovativa che ci può portare a diventare regione leader nel settore, così come lo stiamo diventando in altri settori. Abbiamo trovato molto interessante la parte relativa al rischio di genere contenuto nell'articolo 28 del testo unico. Abbiamo condiviso con il dottor Masia l'esigenza di fare più vigilanza e un maggior coordinamento di tutte le attività, così come abbiamo condiviso la necessità di puntare sulla formazione e formazione, considerate essenziali per la prevenzione. Il direttore regionale del lavoro, la dottoressa Virginia Mura, ci ha illustrato alcuni punti del decreto legislativo 81 che stamattina riprenderemo, in particolare quelli innovativi. Il fatto cioè che si riferisce a tutte le categorie dei lavoratori, nessuno escluso, la ripartizione di competenze fra Stato e Regione, le indicazioni sulle attività di coordinamento previste nell'articolo 7, i riferimenti alle buone prassi, il ruolo dei lavoratori e dei sindacati, la lotta al lavoro nero e irregolare. C'è poi il ruolo svolto dal CNEL per la costituzione della banca dati, ruolo che a livello regionale potrebbe svolgere il CREL. La dottoressa Mura ha fornito qualche dato, in particolare ha reso noto che l'ispettorato del lavoro è composto da 180 persone, di queste 19 sono gli ispettori che nel corso del 2007 hanno compiuto 5.600 ispezioni nel settore edile. Da cui si è rilevato che l'85% delle aziende sono risultate irregolari. Lo sforzo che la direzione sta facendo è indirizzato verso l'aumento delle ispezioni e l'incremento della formazione. Consideriamo necessario acquisire altri dati e informazioni per conoscere meglio il tipo di irregolarità riscontrate e quali di queste sono riferibili direttamente alla sicurezza. E cosa è possibile fare per migliorarla. Siamo interessati a conoscere a fondo il fenomeno del lavoro nero e se questo ha un collegamento diretto con l'alto numero di incidenti che si verificano nel settore. Naturalmente il fenomeno non riguarda solo il comparto dell'edilizia,
È interessato infatti anche quello agricolo, dove è presente una parte di immigrati regolari e no. Abbiamo concluso il seminario con l'intervento del coordinatore regionale del Comitato Paritetico della Sicurezza in Artigianato, Carlo Boi. Ci ha parlato della non facile esperienza di un organismo, di un ente bilaterale e delle difficoltà che incontra. Ha messo in evidenza il fatto che i previsti organismi provinciali per la sicurezza sono istituiti solamente a Cagliari e a Sassari e che non a caso la mancata istituzione di questo importante ed efficace organismo nelle province di Nuoro e Oristano fa di quelle province quelle con il maggior tasso di incidenti sul lavoro. Noi condividiamo con lui non solo il ruolo degli enti bilaterali come strumento efficace per sviluppare al massimo livello il dialogo sociale, ma anche e soprattutto nella sicurezza, dove è essenziale, e lo ribadisce anche il testo unico, il dialogo fra le parti. È confortante da questo punto di vista quanto questo rapporto di collaborazione, di reciproca informazione e di formazione sia stato efficace nella sperimentazione presentata dal dottor Meloni nel precedente seminario. Siamo perfettamente d'accordo che vada sostenuta e incrementata in tutti i settori la formula della bilateralità. Boi ha messo l'accento sulle numerose altre questioni, che però non è il caso di richiamare oggi. Tenuto conto che disponiamo della sua relazione, inviateci nella versione definitiva. Di alcuni relatori aspettiamo la stesura finale per la pubblicazione sul sito, dove peraltro è già possibile trovare alcuni degli interventi che ci sono stati. Devo pubblicamente ringraziare tutti i relatori della prima giornata per il prezioso contributo, per aver con grande perizia e lucidità fornito elementi conoscitivi e tanti suggerimenti che consentono di perseguire con grande determinazione gli obiettivi di riduzione fino all'azzeramento degli infortuni. La strada maestra è quella della informazione e della formazione che consentono di fare un'efficace prevenzione. Di questo sentiremo parlare oggi dagli autorevoli relatori. Questa mattina riprendiamo con l'intervento del dottor Carlo Zamponi dell'Università degli Studi dell'Aquila, che è a fianco a me, che ringrazio per la sua presenza. È venuto dall'Aquila, quindi non è neanche un percorso troppo semplice da fare, però insomma ha colto immediatamente con grande disponibilità l'invito a partecipare. Ci parlerà di modelli di organizzazione e gestione della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, alla luce naturalmente del decreto legislativo 81, con riferimenti anche alla legislazione vigente nell'Unione Europea. Interverranno poi i rappresentanti delle associazioni datoriali e delle organizzazioni sindacali che ci esporranno il loro punto di vista sulla sicurezza. Come avevamo anticipato nel primo seminario, oggi sarà presentata dal segretario generale della FIRAS SPP, Federazione Italiana Responsabili Addetti alla Sicurezza, Servizi Prevenzione e Protezione, Giancarlo D'Andrea, che vedo in prima fila, la proposta di un'authority regionale per la sicurezza sul lavoro. Ci dirà anche altre cose naturalmente, ma il suo intervento è incentrato su quello. Interverrà poi il presidente dell'AIFOS, l'Associazione Italiana Formatori per la Sicurezza, il professor Rocco Vitale, che è seduto anche lui in prima fila. Concluderà la mattinata, no, qui c'è l'intervento che non è riportato qui, le parti datoriali, Mauro Tito, responsabile della sicurezza della Pissarda, che ci presenterà il punto di vista delle associazioni e delle imprese sulla sicurezza. La conclusione saranno, a conclusione della mattinata, l'ultimo intervento sarà dell'assessore della sanità Nerina Dirindì, che arriverà più tardi. Ciò detto, e mi scuso anche per la lunghezza, ma mi sembrava anche corretto darvi un minimo di informazione su quanto è avvenuto nella precedente riunione, naturalmente sacrificando tantissimo i contenuti degli interventi dei relatori, ma non si poteva che fare una brevissima introduzione.